Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Eccoci tornati qua con l'inizio di un nuovo tour di Mario Kart Tour. Infatti oggi inizia il tour di Halloween. Abbiamo visto il trailer del tour, tra l'altro abbiamo visto che hanno rilasciato Waluigi Vampiro, come si era già detto nelle anticipazioni di questo tour. Quindi speriamo di trovarlo. Abbiamo una buona base di rubini per poter effettuare qualche sparo. Quindi speriamo che questo tour ci dia delle soddisfazioni, perché quell'altro insomma è stato un po', non un flop, però normale, via, c'è una via di mezzo, ecco. Non riusciamo a trovare i personaggi in evidenza, assurdo. No, è vero, a parte, se ho trovato qualcosa abbiamo trovato, però non personaggi, secondo me perché abbiamo avuto troppo culo all'altro, e ne abbiamo trovati tantissimi, e quindi ora ci vogliono accontentare solo con le carte e il tablato. Ma si sapeva, certo, infatti. Ovviamente adesso dobbiamo ancora aprire il gioco, infatti lo faremo insieme a voi come sempre, e scopriremo anche i risultati di questa fatidica classifica che ci ha fatto un po' dannare. Abbastanza. Non è stata molto semplice rispetto all'altra volta, ecco, l'altra volta è stata una passeggiata la prima settimana, la seconda invece ci ha fatto un po' più impazzire. Come sempre, infatti, c'è un pochino di riassunto e non dovrebbe essere lunghissimo, credo, perché abbiamo fatto... Sì, infatti non abbiamo registrato né lunedì né martedì, quindi insomma non dovrebbe venire una cosa lunghissima, speriamo, ecco. E quindi ecco, a parte questo, poi tra l'altro vi lasciamo in allegato, che l'altra volta indicavamo di qua perché per via della inquadratura a specchio, infatti c'è questo piccolo, c'è questa piccola cosa che ci inganna, invece dobbiamo indicare di qua, quindi in alto a destra qua, e vi alleghiamo appunto il video precedente, che appunto, quindi insomma l'ultima puntata del tour autunnale multiplayer, dove abbiamo fatto il multiplayer. E magari per chi è contento, quel video è venuto anche più corto, quindi esatto, neanche sarete mezz'ora, contenti. Ce l'abbiamo fatta a fare un video un po' più breve, ecco. Infatti. E, ma perché ci è andato anche comunque bene. Sì, infatti, quindi è stato molto tranquillo. Quindi, sì, insomma, sì, ve lo lasciamo, almeno se ve lo siete perso potete recuperarlo. Dato che abbiamo finito le spiegazioni di questo inizio tour, direi di incominciare subito con il riassunto di questi due giorni in cui non abbiamo registrato. Allora ragazzi, eccoci appunto con il riassunto, direi di iniziare subito, se no ci dilunghiamo come sempre. Appunto, nella giornata di lunedì abbiamo fatto un miglioramento record di una gara della classifica, e infatti grazie a questo miglioramento siamo riusciti a passare dal quarto posto al terzo, quindi non male. Poi abbiamo fatto la gara giornaliera, è stata una gara un po' di... letteralmente con un po' di sfiga, poi però per fortuna siamo riusciti a passare primi a culo, così delle volte magari ci si fa delle gare di... Poi però per fortuna arriva quella botta di culo e riusciamo a passare primi, quindi meglio così. Sì. E poi abbiamo fatto lo sparo del tubo, che era insomma il tubo giornaliero ed era ovviamente verde, però con ricompensa a 3 rubini, quindi non male, insomma quando si trova i rubini va sempre più che bene. Sì, sì, assolutamente, poi, meglio infatti, di un personaggio inutile. E appunto, poi nella selezione del giorno abbiamo comprato solamente un coupon punti pilota al prezzo di 100 monete e basta, perché non c'era nient'altro. Poi siamo avanzati a livello 73, come sempre le classiche 100 monete di ricompensa. Abbiamo poi dato un coupon sblocco punti deltaplano rarissimo a un deltaplano che si chiama Stella Caduto Argentato. E appunto era arrivato a 400 punti già da tanto tempo, si era bloccato, si è detto, visto che ci serve per la classifica, l'abbiamo mandata a livello 3 per chi se lo ricorda, si è detto mandiamoli, cioè diamogli questo coupon, almeno fa più punti e riusciamo a fare anche noi magari qualcosa in più. Quindi l'abbiamo sbloccato, da 400 ci può arrivare a 490. Abbiamo migliorato poi nuovamente un altro record di una gara sempre della classifica, e infatti grazie a questo miglioramento siamo passati dal terzo posto al secondo. Intanto siamo a 2. Infatti. Poi siamo avanzati a livello 74, abbiamo preso come sempre le 100 monete di ricompensa. Come potete vedere abbiamo fatto un bel po' di avanzamenti di livello, perché ci eravamo messi parecchio sotto. Voi vi si dice così che abbiamo migliorato le gare, ma in realtà ci abbiamo messo tantissimo per migliorare. Eh sì, e tra l'altro non abbiamo neanche migliorato solo le gare della classifica, no, ma come vedrete in seguito abbiamo dovuto migliorare un po' tutte le gare. No, certo, perché ecco perché abbiamo avanzato di così tanti livelli. È vero. E poi appunto siamo riusciti a migliorare nuovamente un'altra gara della classifica, e grazie a questo miglioramento siamo riusciti a passare dal secondo al primo posto. Tutto per noi. Yes. E poi come ultima cosa abbiamo preso le sfide premium, che sono quelle a pagamento, come vi si è sempre detto, non si sapeva se ci si faceva, ce l'abbiamo fatta a prenderle. E come ricompensa davano, allora, Struzzi Azzurro, che è un personaggio raro, ci è andato quasi al 2 praticamente, però niente di che. Poi Poltergast 4000, che questo invece è un kart raro, che ci è andato a livello 2.
E poi il parapendio banana, che invece è un deltaplano raro. Questo ci serviva per, anche per una gara della classifica, però non avevamo abbastanza coupon per mandarlo a livello 5. Cioè, al 5 no, era o al 6? Sì, era al 5, 5, ma ci mancava un coupon. Sì, purtroppo. Esatto, perché anche se l'abbiamo preso in questa sfida, noi avevamo solamente due coupon, quindi ci andava a 3 su 4 per mandarlo al 5. Cioè, esatto. È ben chiaro il discorso, ecco, quindi purtroppo è andata così. E poi hanno dato 3.000 monete, 10 rubini, 3 coupon punti veicolo, un coupon abilità veicolo comune, un coupon abilità veicolo raro e un coupon abilità veicolo rarissimo. Noi soprattutto abbiamo fatto anche per questo, perché quando sono i rarissimi vanno accattati subito. E poi come sempre tutti i vari trise di monete, insomma di tutte le sfide fatte. E come ricompensa finale davano Rebo Bomba, che è un personaggio rarissimo, quindi top, perché tra l'altro non ce l'avevamo nemmeno e l'abbiamo visto sempre, si è detto no. C'è lui, prendiamolo, quindi top. Tra l'altro lui secondo me è un personaggio anche molto usato. Si è usava vero. Spesso molte gare giornaliere, sì, ce lo facevamo infatti. Usare, mi ricordo. Quindi, quindi ottimo. Che abilità c'ha, te lo ricordi? Il cannone? No, c'ha la gigabomba. È vero, c'è la gigabomba. È assurda. Ti immagini una frenesia del genere? Vabbè. Esiste? Sì, a forza. Di tutto esiste. Infatti, frenesie, quindi anche secondo sì. me. Adoro, deve essere figo. Tra l'altro noi non abbiamo mai avuto un personaggio con la gigabomba. È vero, è il primo. Sembra Ganza. È vero, sì sì sì. Nella giornata di martedì abbiamo iniziato sempre con la gara giornaliera. È stata una gara giornaliera in cui abbiamo avuto vari oggetti di Infatti nel primo giro siamo passati solo quinti, abbiamo fatto un po' schifo. Però al secondo giro ci è andata bene perché a culo siamo riusciti a passare i primi. E come ricompensa ovviamente nell'ultimo giorno danno il distintivo, quindi niente tubi o rubini. No, era anche carino perché era tutto a forma di foglia, bellino. Sì, infatti. Un foglia tunnale ci stava secondo me. Era molto a tema, ecco. Nella selezione del giorno poi abbiamo comprato un coupon punti veicolo a 100 monete e un coupon oggetto a 50, quindi totale 150 monete spese. Siamo passati poi a livello 75. Ovvero che è metà gioco precisa, perché abbiamo visto che il livello massimo raggiungibile finora è 150 e come ricompensa i canonici 5 rubini di ogni multiplo di 5. Questa è stata un'impresa epocale, perché non c'eravamo mai arrivati a farla. Siamo riusciti a fare 600.000 punti nel tour, che era una cosa che volevamo fare perché con le ricompense erano molto ma molto buone. Infatti abbiamo preso 3.000 monete, un coupon per aumentare il livello abilità del pilota rarissimo e un coupon sblocco punti rarissimo del veicolo, quindi non ci è andata per nulla male. Infatti fra l'altro, come diceva lui, è stata lunghissima la cosa, gare rifatte 10.000 volte per cercare di migliorare. Infatti è stata proprio una cosa sì. veramente lunghissima, che cioè se si faceva un video veniva un video di 10 ore per farvi capire. È stata bella tosta, però ce l'abbiamo fatta. Sì, siamo stati parecchio soddisfatti, sì, perché esatto. la prima volta si arriva a 600.000 punti. E quindi esatto. è tanta roba per e ora infatti stiamo iniziando anche a completare tutti i trofei. Come vedete tutti i trofei li abbiamo praticamente completati, quindi questo secondo me è anche un bel traguardo da raggiungere. Eh sì. È già la seconda volta che si è completato tutti i trofei, quindi non è male. Il tour scorso e questo e insomma ora siamo arrivati anche a 600.000, quindi è un bel traguardo. Assolutamente sì, siamo molto contenti, molto soddisfatti. Sì. Abbiamo poi dato un coupon sblocco al giocattolo, assurdo, non si pensava non mai di mai fare detto. Una cosa del genere, però appunto ci serviva per la classifica in Valle Fantasma, la pista della classifica, e quindi da 300 l'abbiamo sbloccato, però non sappiamo a quanto arriva, no, perché penso sia la prima volta che si sblocca un veicolo comune. Quindi non si sa a quanto arriva, ecco. È vero, non si sa né se arriva a 400, 500, 600, non si sa, quindi si vedrà, ecco, vi si farà sapere. Abbiamo poi cercato di migliorare altre gare della classifica nonostante fossimo già al primo posto, per cercare ovviamente di distaccare il secondo e il terzo, che erano molto vicini, erano i nostri due avversari più pericolosi. E però non abbiamo fatto tutte le registrazioni, non abbiamo registrato ogni singolo record. No, se no venivano erano sì, se no veniva veramente una cosa lunghissima e assurda. Esatto. E siamo arrivati a poco più di 54.000 punti. Purtroppo ci siamo scordati di fare, tipo nell'altra vecchio riassunto vi si mise la foto di quanto avevamo fatto. Ce ne siamo scordati, comunque sì. Bene o male sui 54.000, esatto. giusto? Sì, poi tanto lo vedrete quando sì, si appunto. Aprirà la classifica, si scorrerà per farvi vedere esatto. insomma i risultati della classifica. Come ho detto prima, noi sì, abbiamo fatto circa 54.000 punti totali, mentre il secondo e il terzo erano a 52.000 e poco più, quindi eravamo abbastanza vicini, avevamo paura che qualcuno sì. ci potesse superare nelle ultime ore. Appunto, e non è, cioè noi pensiamo di averla fatta, però sì. non si speriamo. Sa di preciso, ecco, quindi speriamo che non ci abbiano superato poi dopo, ecco.
Perché noi, vi dirò, abbiamo fatto un po' questa tattica di riguardare ogni tanto nella notte, quindi siamo pazzi, lo so. E quindi dovrebbe essere passata la cosa, però non lo sappiamo. Esatto. Cavolo, c'era in ballo 40 rubini. Infatti, invece 35, sì. Appunto. Sì, infatti, 40 rubini invece che 35, quindi, cioè, volevamo arrivare primi per forza. Perché se si arrivava secondi se ne prendeva la metà, quindi era infatti, un po' la rottura di palle, infatti. Effettivamente. E per pochi punti ci sarebbe rotto le palle. Bene ragazzi, ho concluso il riassunto, direi di iniziare subito con il gameplay. Bene ragazzi, eccoci appunto con l'inizio di questo nuovo tour di Halloween. Come potete ben vedere c'è già la schermata, infatti c'è già scritto si parte. Io direi di iniziare, Bobo, te che dici? Che poi tra l'altro quando inizia un tour nuovo noi siamo sempre in eccitazione. Io sono già in eccitazione, guarda chi c'è nella classifica. Oddio. Oh, c'è Picciolo Rosa! Allora, come vedete ci sono anche i risultati della classifica, ora li andiamo a scoprire insieme a voi. Che poi tra l'altro, piccola cosa volevo dire, l'aggiornamento è stato anche abbastanza veloce, no? Sì, c'era solo 111 mega. Ultimamente sono più veloci, quindi magari che abbiano ascoltato le lamentele, speriamo, speriamo. Bene, vediamo un po'. Che bello, sono tutta curiosa di questo tour di Halloween. Sì, 40 rubini! Ah, sì. Si va alla Lega 41. Bella, come vedete c'è proprio lo screen. Che spettacolo! Giro, bellissimo. 40 rubini, 2000 monete, hanno alzato un bel po' la posta, eh. Poi, 3 coupon di sblocco punti delta plano. Che tra l'altro ne danno 2 di solito. Infatti, quindi a questo giro hanno aumentato i rubini, le monete e anche i coupon. Ora è tutto 3 invece di 2. Appunto, questo qua è rarissimo. Questi sono sempre 3 coupon sblocco punti delta plano raro. E questi invece comune. Poi, sempre le classiche 100, 300 e 600 monete degli amici. Della classifica degli amici. Ecco, quello che dicevo prima, questo, il punteggio. E infatti, come potete vedere, ci stavano tutti abbastanza al culo, quindi è andata bene, per fortuna. Dal quarto in giù non eravamo preoccupati. Vero. Il secondo e il terzo erano lì. Sì, mamma vabbè. Mia. Vediamo un po'. Allora, vabbè, siamo ventesimi perché ovviamente dobbiamo ancora fare tutto. Allora, questo autunno il divertimento è assicurato. È iniziato l'evento tunnel in pista. Vediamo un po' cosa ci dice. Ok, ci saranno... Ah no, danno solamente dei rubini. Mm-hmm. Pensavo, noi col fatto che hanno fatto sfida in pista 1 e ci davano, avevano dato insomma a Luigi conducente, si pensava che a sto giro dassero un altro personaggio, invece danno 15 rubini. Vabbè, non male, non va benissimo. Male. Fino a 27 rubini si potrà ottenere, quindi ci sta secondo me, dai. Sì, qui abbiamo tutto. E poi... la mela sfigno. Va a livello... Che carino! Sì, sì. E poi nel negozio delle medaglie appunto ci saranno la mela sveglia avvelenata, lo swooper e perfino dei coupon livello e coupon sblocco, beh, rarissimi. Mi sa anche Rebu ci serve, perché lui ha aggiunto buono. Le ricompense di Yoshi Blue. Ma ce l'abbiamo già. C'hanno le ricompense. Vabbè. Sì. Yoshi Blue è stata aggiunta alla ricompensa per un buon apprezzamento nel trofeo valido per la classifica della prima e della seconda parte del tour di Halloween. Pensavo qualcosa di più. Non mi ricordo se ci sanno però lui, eh. Non mi ricordo, non mi niente. Noi ci si prese Yoshi Rosa in classifica e Struzzi Blu. Forse lui forse no. No, è vero. Durante il tuo dialogo, anche in questo caso si potrà effettuare fino a 3 lanci, di quelli lì che vi danno sempre in omaggio. Sì. Quindi ci saranno 3 lanci. Ottimo. Del tubo 1 e poi la settimana successiva 3 lanci del tubo 2, quindi non male. Benissimo, 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 benissimo. Per ora ci piace. Poi inizia il tour di Halloween, andiamo un po'. È stato il tour di Halloween, raccogli mega sì, stelle danno, cerca di comprare. Guarda cosa danno con il gold pass. Bellino! Questo ci manca tutto, a parte il Yoshi rosso. Ottimo. Perfetto. Sì, 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 sì. Poi vabbè, questi dei piloti più forti, vabbè. Noi i regali del tour siamo sempre abbastanza contenti perché abbiamo anche il gold pass, quindi non esatto. Male. Qua cosa c'è? Problemi noti, strano. Allora... Ok, vabbè. No, vabbè, sempre le stesse str***e. Poi è disponibile il primo tubo, evidenza c'è Waluigi Vampiro. Che carino. Allora, Waluigi Vampiro, la fiamma vampirica e le spettrali vampiro fanno il loro debutto in evidenza. Bellino, un botto, devo dire. Guardiamo che abilità. Io secondo me ho il set o il cubo di monete. No, c'è il cannone. Peccato. Allora, però dal livello però, 4 non è malissimo, è vero. Perché ne spara 2. Vediamo. E noi ovviamente si prova. Si proverà, esatto. Perché abbiamo anche 130 rubini, quindi un bel po' di spari si può fare. E vediamo un po' le medaglie, un po' dove si potranno raccattare a sto giro.
sui percorsi. Ok, sì, ci sta. Classicamente, esatto. Mentre gareggiate le trovate, infatti, al posto delle monete classiche. E infatti anche qua c'è scritto che si potranno, poi ci sarà l'evento di medaglie, come sempre, insomma, la pioggia di medaglie. Scusatemi, l'evento di medaglie a pioggia ce lo posso fare di martedì. Noi infatti non vi abbiamo fatto nessun riassunto di martedì perché noi non l'avevamo avute, perché eravamo arrivati al massimo. Avevamo già finito lì. Esatto, e quindi noi martedì, appunto ieri, non avevamo fatto nessuna pioggia di medaglie. Questa però è una pecca, perché potevamo prenderci delle monete se c'era la pioggia di monete. Infatti. Quindi, questa cosa può avere i suoi vantaggi, ma anche insomma, quindi è un po'... Sì, perché noi le medaglie si finiscono sempre, sì, molto prima, infatti, del tour, quindi ha poco senso farle il penultimo giorno del tour. Ci va di svantaggio sta cosa tantissimo, infatti. E appunto, come dicevo, si potranno ottenere sui percorsi a sto giro, e poi, come sempre, ci saranno delle medaglie extra, diciamo, travolgendo le zucche di Halloween, che saranno sempre presenti insieme a noi, ecco. E basta, poi vabbè, qui vi dice del negozio, si è già visto, però si vedrà poi meglio anche dopo. E poi qua ci sono i vari... Ah, c'è Picciolo Rosa, adoro. Che trash. Guarda, 20 euro, cavolo. Sono ossessionati con questa Picciolo Rosa. Tantissimo. E poi, come potete vedere, ci sono tutti i vari pacchettini, insomma, e quindi, insomma, che cos'è questo? Twitter. Ah, questa è roba di Twitter. Ah, bellina, vabbè. E vabbè, il pass d'oro, insomma, vi dicono scaricatevelo. Cioè, scaricatevelo, sì, magari scaricatevelo, compratevelo. Allora, vediamo un po' le sfide. Che cosa hanno aggiunto? Ah, vabbè, c'è la sfida premium sempre da 5. Beh, danno sempre un po' le stesse. Questo ci manca. Questo ci manca. Era a livello 3 in pista agli acidi del tour scorso, questo. Allora, vediamo un po'. Questa appunto è pista 2, quindi come potete vedere si ottengono tutti i rubini, quindi non male. Sì, ne danno tra l'altro anche di meno rispetto, purtroppo, al tour scorso. Ah, è vero. Vabbè, sì. Vabbè. Poi sfide tour 1, quelle del 2 si dovranno sbloccare, c'è il multigiocatore, non penso ci sia. E non c'è card pro, per fortuna. Card pro, assolutamente, esatto. E i punti totali invece a sto giro sono solamente fino a 600.000, quindi non c'è raggiunta come hanno fatto nel tour precedente. Poi vabbè, le sfide d'oro, sfide... Ah, ci sono altre sfide avanzate. E vabbè, qua buonanotte. 30 volte combo perfetta non è facilissimo. Ok, e queste poi alla fine vedete vi danno un distintivo carino. Sì, tra l'altro queste gare più che per i distintivi sono utili per le monete, perché ogni twist vale 500. Ne danno tantissimi. Poi interessante. Bella, c'è del prezzo. Il negozio di medaglie a sto giro è buono, non fa cacare come quell'altro. Esatto, io vado subito sul negozio e compro proprio un oggetto, sì, per 50 monete e coupon punti del tablano a 100. Tra l'altro, come potete vedere, i coupon oggetto da 90 siamo passati a 65, ovviamente tentando di migliorare la classifica. Esatto, e poi non compro altro perché tanto qua non ci ispira niente. L'ala d'oro andrebbe comprata, sicuro comprano subito. Purtroppo vediamo che non ci sono altri coupon, è già due volte che non mettono nessun coupon nel negozio. E vabbè, compriamo ala d'oro che ci va a livello 4, quindi non male. È un ottimo deltaplano perché ha la moneta plus. Esatto, quindi lo prendiamo più che volentieri. E poi qua c'è Mario Metallo che ci andrebbe anche questa al 4, io lo prenderei, te che dici? Prendilo, si rimane un po' con gli spiccioli, però chi se ne tanto ce li rifaremo. Vuol dire che se li hanno messi avranno a che fare qualcosa alla classifica, speriamo. E infatti questo, a lui gli si è aumentata anche l'abilità che aveva il fiore di fuoco e gli si è appunto aumentata, quindi... Lancia 4 palle invece di 3. Esatto, ci sta. Vediamo un po'. Abbiamo già fatto delle quest. Sarà. Sì, di comprare dal negozio delle leghe la mettono. Infatti, la mettono sempre questa. Un rubino per noi. Perfetto. E uno ci si prende. Scontreranno domani. Questo domani si fa, sì. Ok. Sbobbo. Qua la classifica per ora sono arrivati a 46.000. Ok. Ah, cosa danno? Quanta roba! Cavolo ragazzi, quanta roba danno, eh. Questa pensavo... sarebbe ottima da vincere. Vediamo se ci sa lui. Aspetta, devo pigiare magari. No, non me lo fa vedere. No. Vabbè, comunque si vedrà. Mi pare di no, comunque. Anche non sono tanto convinto di averci. No. E io pensavo ci fosse solo Yoshi e i rubini e tipo le monete. Invece hanno messo comunque
tre coupon. Tre coupon sblocco pilota sarebbero ottimi. Non male, non male. Ma sto giro ha sempre 20 e 15. Ah, fra l'altro noi volevamo fare una cosa, che ora andremo nel... Dov'è l'account? Profilo. Profilo. Noi avevamo pensato di cambiare il nome da Icocella a Icocella trattino basso YouTube, visto che stiamo facendo video già da un po' di tempo, volevamo essere più professional, diciamo. Esatto. E vediamo, allora Icocella lo metterei attaccato, te che dici? Sì. Trattino basso, perché non so se c'entra tutto, basso YouTube. Oppure la Y nella T maiuscola. Come ti piace di più? Prova a mettere YT maiuscola. Vediamo. No, a me piace più piccolo. Brutto. No, ok, piccolo, va bene. Però io la stacco. Icocella si stacca? Sì. Perché noi siamo, cioè, abbiamo il nome staccato, non l'abbiamo attaccato. Esatto. È più veritiera come ci chiamiamo, ecco. Mm-hmm. Che dici? Sì, sì, può andare bene. Perfetto. Ci sta assolutamente. Quindi abbiamo fatto questo piccolo change. Però non si legge. Se non ci solo io. Allora metti solo lo spazio. Devo mettere. Vabbè, ma la gente ci vede per come siamo. Vabbè, boh, tanto vabbè. Comunque. Ok. Vai, ora siamo perfetto, più professional. Esatto. Chi la fa allora la gara giornaliera, Sbobbino? Dovrebbe essere il trofeo dopo. Io voglio fare la gara della classifica. Vai. Allora fai la gara giornaliera. Quindi vai, perfetto. Auguri a me. Auguri a te. Trofeo a Luigi. Io mi sento così di voler fare la gara giornaliera. Sarà un fail, quindi probabile. No, la gara giornaliera, scusatemi, la gara della classifica. Tanto come sempre nel primo video facciamo sempre la gara della classifica e vediamo un po' come ci posizioniamo. Poi cerchiamo di migliorare come sempre alla fine. Hanno levato quella cosa che non fanno più la gara 50cc dopo l'aggiornamento del gioco, per fortuna. Non male. Non si resetta più il gioco. Perché questo non è 50cc, no, si vede. Questo sarà 150. Ma mi sa che anche l'altra volta era così, solo che non ci si era fatto caso. Allora, c'ho questo guscio lì dietro, mi fa paura, gli sto un po' distante. Certo. Ho provato a prenderlo di lato, ma non c'è stato vero. Comunque le medaglie prese sui percorsi sono quelle più semplici. Alla fine mi ha preso tirandola lì indietro. Sì, è vero. Se c'ha la bomba, attenzione. Lo so. Visto. Ok. Comunque belli oggetti, eh. Oggetti, esatto, lo stavo dicendo anch'io, lasciano un po' a desiderare effettivamente. No, non l'ho preso. Allora. No, la banana era dietro la zucca, l'avevo appena vista alla fine, ma era troppo tardi, sì. Allora. Ecco, già questa sarà un'altra gara che dovremo migliorare sicuramente. Che ora ti prendo. Sì, Pampai ti fa giocare con Tartosso. Tartosso è un personaggio comune. Appunto. Comunque sempre la maledizione delle gare giornaliere, veramente. Sono sempre più toste. La sfiga. Continuo. Guarda questo dove mi ha ripreso. No. Mi sa che mi devo accontentare il secondo posto. Mi sa che peccato. Hai fatto 13.000 e sei passato quarto, no, terzo e secondo. Quindi, insomma, e non hai avuto frenesie, infatti, quindi qua si può fare molto molto di più. Ok, vai, sì, facilissimo. Vai, vediamo, vai. Tubo verde sicuro. Sì. No, ci stava mettendo troppo a caricare. 3, 2, 1, via. È vero, quando abbiamo avuto il tubo dorato ci metteva di più a caricare. Esatto. 500 monete ci sta, che ne abbiamo spese anche tanto. Infatti. Quindi pian pianino qualcosina ci si riprende. Ci sta. Beh. Ok, ovviamente come sempre si inizia a fare qualche sfida. Ottimo. Sì. Che partecipa alla corsa. Molto semplice. Subito Rubino. Ok. Vai. Perfetto. Direi di continuare con questo trofeo, sì, poi ti fai quello della classifica. Voglio vedere un attimo come saremo messi. Ok, però no. Ma a livello 1. No, però è vero, a livello 1. Forse è vero, è lui il personaggio migliore. Vabbè. Pista arcobaleno 1R. Qui vabbè, Luigi Vittorio. Certo. Poi io tra l'altro penserei di e livello 5, sì.
Mi sa che prima di iniziare la gara della classifica io spererei subito un tubo. Che dici tesoro? Appena finiamo questo. Appena finisci io dovrei fare la gara, le gare della classifica. Prima di fare quelle io farei subito un tubo a bomba. Sì, ci sta. Perché quella pista dove c'è Waluigi vampiro aiuto. Speriamo di avere qualcun altro. Speriamo che ci sia qualcun altro. Perché sennò è un casino. Quindi boh. Io vi dirò, noi volevamo sparare un tubo, però non siamo tanto convinti, perché molto probabilmente si troverà verde anche a sto giro. Sì, cioè, è probabile, abbiamo avuto troppo culo nero. Siamo vestiti di verde, probabilmente anche il tubo sarà verde. Perché abbiamo... Ci dovevamo vestire di dorato, sbobbo, non ci abbiamo pensato, sì. Maremma. Peccato. Quindi se viene verde ce la siamo cercata, sì, un po' che parole. Ce la siamo un po' gufata. E comunque, insomma, a parte gli scherzi. Madonna, miseria! No, sei cascato? Sì. Sto parlando, non ho visto. Secondo noi sarà una cosa difficile, però grazie, ci volevamo provare. Tanto, insomma, sesto. Se non è. Ah, c'è ancora la bomba, vero? Tanto se non è ora ci proveremo anche nei prossimi giorni, ecco. Ma è partita la rimonta, frenesia. Oh. La frenesia. No, non rimonterò mai, ovviamente scherzavo. Che peccato. Posso dire bello inizio di me? Cioè, me la son fatta esplodere sfiga, davanti. Cavolo. Secondo me comunque sono... Cioè, spero siano... No, ma che palle, mi ha zampettato davanti. Mi ha zampettato davanti, bellissimo. Vita. Inizia la sfiga. Come sempre. Preferisco non commentare, sennò potrei risultare troppo scurrile. Amore! Ops. La percentuale è scesa. Benissimo. Ho fatto comunque 5 stelle. Cioè, vabbè. Qui si arriva a 20.000 tranquillamente. Sì, infatti. Vabbè. Per ora per le stelle, a posto. Fa voglia. Maremma, mannaggi, Lucaraio. Volevo stare io abbracciato a te. Anche due stelline di ricompensa. Sì, sì, va benissimo, va benissimo. Adesso. Vai, Ciocco Isola 1. Pauli. Ma c'è sempre lui. Che peccato che questa non è. Peccato che questa non è la classifica, infatti. Comunque sto Luigi Pittore è in 30 piste, abbiamo visto. È vero. Ci siamo documentati. Visto, esatto, un articolo molto interessante, che abbiamo anche salvato dai preferiti perché era molto interessante, dove elencavano i migliori piloti, insomma, quelli che c'erano su, da, partivano da rarissimi a poi, insomma, i comuni, i rari, insomma. E lui è in una buonissima posizione perché c'è tantissime piste. Meglio di lui c'è solo Struzzinera, che è in 32, abbiamo visto. Sì. Però ci manca lei, quindi speriamo anche di trovarla. Se è in 32 piste potrebbe risultarci molto, molto utile. Sì, infatti, come ha detto lei, era una classifica che si basava sia sul numero di piste sia sull'oggetto, ovviamente, sì, bonus. Lui col 7 è messo molto bene. Sì, ma che c'aveva Struzzinero di oggetto, te lo ricordo? Non sa, c'ha la doppia bomba, mi pare. Doppia bomba. La classificano pazzesco. Vai, questa qui è molto easy. È stata anche molto veloce, sì. Non ho dubbi, cioè sì, dovrebbe essere 5 stelle assicurato. Molto. Che carino il nome così. Bellino, ci sta, ci sta. Sì, è bellino, bellino. Si legge bene, bene YouTube. Sì, prende anche i regalini, Bob. Allora, tocca a me lo scatto per bella! Che hanno le palle piene. Ah, non avevamo ancora guardato i regali, è vero. Ok, ci danno subito un Yoshi rosso, che non ci abbiamo male, l'abbiamo già il 4, è vero, Yoshi rosso. È vero, pian pianino si sta mandando avanti sto Yoshi. Tre rubini. Ah, okay, parabendio BB, si trova spesso. 5. Ok, e Yoshi rosso. Ok. Perfetto. Vai, Spock. Poi ci danno il giocattolo rosso, guarda. Ma che dici? Non ci sa? No. No. Questo non ci sa, mi pare. Forse sì. Non lo ricordo. Mi ricordo. Poi, questo. Doppio bus manca, di Londra. Scusate. E il parapendio con la bandiera. Bella. Di Londra. Cioè di Londra, della Gran Bretagna. Sì. Vai, lo scatto perfetto. Ah, che culo. Con le tre cose inedite. Esatto. Appena messe. Pazzesco. Sì, ma lui parte per ultimo e passo direttamente al visuale sul primo. Sì. Sì, cercavo di fare sempre la partenza, mi sbaglio. Ti confondi.
Vai. Ma che questa? Questa era facile. Ovviamente quando devo fare io devo aspettare invece che venga stato del teflano, due palle. C'è un tubettino da sparare. No, allora, regali. Mi sa che prima di sparare il tubo io sparerei i tubi gratis. Sì, vai, spariamo, se ne accumulerà penso due perché... 300 e 1000 monete. Ok, vai, siamo già ritornati a 4500. Spano insieme? Vai. 3, 2, 1. Via. Ok. 3, 2, 1, via. I blef per noi, niente per noi. Mamma tipo timido mia. Per noi. C'è malezza. Vai, allora io faccio un po' di gare. Fai classifica, sì. Speriamo che non ci sia solo... Io prego che non ci sia solo lui. Vediamo. Bella, è andata bene. E vedi, anche Struzzinera, rieccola di nuovo. È un'ossessione. Ok, ci abbiamo Mario, anche se è un'abilità di... No, abbiamo la cosa, la motora mazza che avevamo mandato anche al 3, quindi non male, sì. Ragazzi. E qui, qua vabbè, però... qui ci manca lo spettrali vampiro. Ci manca... c'è questa. C'è questa paraciambella cioccolato che c'è nella sfida premium. Quindi se vediamo che la situazione è messa male, potremmo tentare questa. Assolutamente sì. Io provo questo che c'ha la moneta. Sì, sì, prova quella con la moneta. 50, però mi sembra più fattibile. La frenzia di moneta, se viene, cavolo, sarebbe buona. E poi abbiamo il livello 1, quindi vedremo. Okay. Per essere una pista inedita, allora va bene. Va benissimo, ragazzi, sì, sì. E vediamo un po'. Cavolo, a saperlo era meglio se si mandava avanti lui. Non si sapeva, mannaggia, abbiamo sbagliato. Noi siamo andati avanti Todd Gatto nella classifica precedente, invece a sapere. Sì, abbiamo la scelta tra lui e Todd Gatto. Vabbè, fa. Oh, subito così a bomba? Sì, wow. Però Stefano. Tutti rubati. Vedete, perché quando siete in una posizione molto in fondo è un casino. Ma wow. Mi spicce e non usa più. Dai, vaffandomo. Ovviamente. A me i nomi che si chiamano con i personaggi che non stanno realmente usando mi spezzano. La trisciata. Comunque sta Garagon mi sembra molto anonima, ti dirò. No, è vero. Non è neanche facilissimo mantenere le combo. Per nulla. A parte non abbiamo il deltaplano, il deltaplano per mantenere le combo è la cosa più basilare. È vero. Sono passata anche seconda, quindi male. No. Vabbè. Oh. Ringraziamo il cielo che abbiamo lui, se non si trova Waluigi. No, è vero. E prendilo. No! Marina bestia. Che palle, rotto un c***o. Ovviamente le gare della classifica sono sempre quelle che fanno più sclerare, incredibile, davvero, raga. Davvero, ragazzi. Ma c***o! No, che viso. Ai punti sono questa bassi, ma che... secondo me non saranno altissimi, no, in questa infatti, pista. Questa va rifatta alla stragrande, ragazzi, mamma mia. Vabbè, una pista inedita, che non penso esista Giro di Londra 3, o forse se esiste non l'abbiamo mai giocata. Esatto. Però la vedo dura. Terzo posto. Vediamo non se siamo basta. Siamo riusciti a fare di meglio. 7500. Queste sono le classiche gare che per fare già tipo 10.000 è un miracolo. Esatto. Che palle, madonna. Speriamo bene. Vediamo se va fatto anche... No, le stelle sono state fatte, però ovviamente questa è stra mega migliorabile, mamma mia. Ora saliamo di qualche posizione, sì. Perché appunto abbiamo visto che gente non ha giocato, esatto, ancora. Ok, perfetto. Ok. Undicesimi, vabbè. Ci ma sta, ancora ci sta. Sarà da fare. Se ci sarà da fare, è iniziato oggi il tour. È vero. Quindi e a qua fuori. un punto deltaplano e invece qua tre, cioè coupon, scusatemi. Pista arcobaleno X, oh mio Dio. Guarda lì quanti ne abbiamo. Prendiamo ovviamente lei, poi tocca prendere questo. C'è nel negozio? Sì. Quanto pare. Quasi. Lo prendo, sì, ci va sì. A livello 4. Subito. Turbo Reale. Che ci va a livello 4, quindi il Turbo Reale è la macchina di Peach nel vecchio Mario Kart DS, per vecchi ricordi. E questo invece, a parte non ci interessa però. Ah, questo si acquista qua, ma che palla, non mi sono quel kart più sbagliato.
E qua alla prendo d'ora. Questo, eh sì, meno male se è mandato al 4 anche questo. E non siamo messi malissimo. Ma no, per nulla. Quindi buono. Mamma mia, se c'era lei, le zampettine, il deltaplano che ci saveva a livello 7 e il macarton che ci saveva a livello 7, anche quello si sfondava, ragazzi. Vabbè. Allora, questa pista è una cioè una rotta un c***o, te lo dico, eh. Le banane, che vanno a significare, vorrei capirla sta storia. Allora, con lei in una pista X è ottimo, perché si mantengono le combo e si fanno un botto di punti. Io penso che X stia per cross, ma non vorrei dire una cavolata, dici? Quindi io continuerò a chiamarla X. Sì, sì. Certo. Sono ok, il giro è molto breve. Sì, esatto. No, allora mi ricordavo un'altra pista dove c'è lei e... ed era più una bega. Ma quella che avevo fatto io ti ricordavi te? No, no, quella lì è del 3DS, questa è del vecchio Super Nintendo, quindi no. No, era un'altra, sempre un'altra pista arcobaleno dove c'è lei in evidenza. No, che palle, no. No, si è schiantato. Buono, questo è ottimo. E c'è una pista di vantaggio, vai tranquilla. Madonna. Questi sono 20.000 punti, secondo me. Combo perfetta, bella. Ok, vai, questo è già un buon biglietto da visita. Sì, esatto, già con questa gara. Vi dirò, noi si pensava di essere messi molto male a questo tour. Mm-hmm. Invece vi dirò, per ora, vabbè, 5 stelle strafatte alla stragrande. Mamma mia, bella. Voglio vedere che saliamo un bel po' di posizione. Ok, è vero, perché si è comprato la macchinina. Meno male era nella selezione del giorno e abbiamo giocato questa pista, se no molto probabilmente non ci si prendeva. Sì, infatti, pazzesco. Oh, qua si sale, Quinto posto, benissimo, 29.000 punti totali. Prendo anche quinto posto con una gara ancora da giocare, esatto. Direi ottimo per non ora. Male. E la prima che abbiamo fatto schifo. Una schifezza totale. Qua un coupon punti veicolo e poi ovviamente anche con i gol pass se ne prende 3. Oh, che è arrivata l'ora di portarla al 3, mi sa. Le regala gioia, e poi si prende questa macchinina. Hai visto questo Sbob? È servito a qualcosa? Sì, che sì, ci sì, si lamentava. Per fortuna. Ci si lamentava che si era trovato questo parapendio, invece a qualcosa c'è servito. Ora, Valle Fantasma è una rottura di palle, perché è corta, ma quindi vabbè, mamma lo mia. Sappiamo. L'unica cosa è che anche lei c'ha il 7, quindi non è male. No, per nulla. Allora, abbiamo tutti a livelli bassi a questa pista, ma molto probabilmente si potrebbe aumentare. Sì. Quindi, direi non male. Sì. Mi sa che lei verrà portata al 3. Perché anche lei c'è in parecchie piste. È vero. Infatti vi stavo dicendo, neanche a farla apposta, mi ricordo in una gara di Berlino lei mi fece fare un botto di punti perché mi era capitato due frenesia di monete e frenesia di 7. Sì. Quindi assurdo. Non male per nulla. Veramente per niente, no. Allora, Madonna zucca. C'è Mario Halloween dietro al culo da tutta la gara. Veramente. Viene a rompere proprio le palle, ora di sclero, Preso! Bene. Mi sa che è combo perfetta. Per ora sì, se nessuno mi rompe le palle. Ok, bella. Perfetto. 13.400 va benissimo, ragazzi. Sì, sì, sì. Sì, sì, siamo vicini al primo posto ora, eh. Ora sì, Ok, 5 stelle fatte agilissime. Quarto posto. Vabbè, dai, siamo a 4.000 al primo tentativo, dal primo Perfetto. Posto va benissimo. Sì, sì. Ok, quindi proseguiamo, prendiamo i regali del tour che abbiamo anche sbloccato. Vediamo un pochino. Biglietti tutti presi. Sì. Punti veicolo, pilota. Esatto, ora abbiamo preso i pilota. E io direi di fare la corsa ad anelli, almeno anche questo trofeo l'abbiamo completato. Vi dirò, te che ne pensi di queste gare della classifica? A me per ora sono abbastanza contenta. Vabbè, il primo giorno è sempre difficile dare un giudizio. No,
ma in base alla roba che abbiamo, ti dico, io pensavo molto molto peggio, sbobbo, eh. No. Se sapevo che c'era Mario Baseball anche in questo, ovviamente, esatto, portavamo altri Mario Baseball. Ora invece dobbiamo portare magari lui al 3, dobbiamo sprecare altri due coupon. Esatto. Invece se si mandava subito lui al 3, erano due coupon risparmiati, però vabbè, si poteva immaginare, ragazzi, siamo dei veggenti. Siamo il Todd Gatto, ci servirà anche in altre gare. Esatto. Non so cosa dire. E fra l'altro noi abbiamo visto, un'altra cosa che volevo dire prima, abbiamo visto su Twitter che ci sarà, cioè in realtà era un video di questo che aveva registrato questa notizia, che ovviamente avevano messo su Twitter, che uno dei prossimi tour sarà, sarà Todd verso Toadette. Quindi non siamo riusciti bene a capire, secondo noi sarà il prossimo tour sarà a questo. Facile. Sì, sì. Secondo noi sarà il prossimo tour a questo, magari che dopo ci sta facendo tour a squadre, perché da tanto non lo fanno. È tantino, eh. Ora è già un bel po' di tempo, sì. Quindi magari ci sta, bella. Questo l'abbiamo completato e anche noi siamo un po' indecisi se dovesse veramente fare questo versus, insomma, Todd versus Toadette, non sappiamo anche noi cosa scegliere, quindi già il fatto che abbiamo Todd Gatto magari potrebbe essere un'idea, non lo so, perché di Toadette abbiamo poco, credo, poco. Sono... Allora, 3 rubini, poi il pallotto bolle, quindi niente di che, 5 rubini, ah no, il giocattolo rosso ci sei già a livello 5. Cavolo, a livello 5 l'avevamo più alto di quello verde. Ma che dici? Non l'avrei mai detto. Non vita mia, credo. Vai, sbobbo. 3, 2, 1, via. Ma verde. Sì, vai. 3, 2, 1, via. Però mi sa che si spara il tuo, perché a fare altri 828 stelle non so. Non ci credo! Oh, questo ci serve! Ci serve! Non me l'aspettavo, ragazzi! Ma cosa verde, state dicendo? Così? Sì, delle volte lo può fare! Delle volte lo può fare! Tu l'hai detto! Ma non era un tubo blef, non c'era la stella. Comunque un tubo blef senza comunque, stella. Non ci è mai capitato, pazzesco. Spettrali vampiro, bella, raga. E che si fa? Si spara il culo. E sbobo? Sì, però lo resetterei a sto punto. Lo resettiamo? Certo. Perché col culo che uno ha potremmo trovare quello. Resetta. Ok. Perché cioè, se vai a spendere 45 rubini c'è una cosa in meno in evidenza, anche se la ritrovi, che è te certo, ne frega. Certo. Si va allora? Vai. Vai, sbobbo, aiutami insieme a me. 3, 2, 1, via. Ci rimangono comunque 100 rubini e 3, passa. 3, 2, 1, via. Sì, perché siamo a 149, ragazzi, quindi. Vabbè, c'è da immaginarselo. 3, 2, 1, via. Che sia blef. Che sia blef anche questo. Mi metto a urlare, ve lo dico. Madonna. Tubo turbo. Ma qua prevedo un po' una tristezza. Parasole un di rare. Carta. C'è qualcosa del 4. Anch'io non la prevedo bella. No, infatti. Un'altra Blue rara. 7. Questa va al 4. Va il tubo turbo, esatto. Che questo si trova molto spesso nei tubi, Questa poi, fungo mobile, è un giocattolo 2 anche questo. Fiamma volante, tanti rari però, quindi dai ragazzi, non male. Allora, legami pilota che ci va al 4. No, qua non si trova niente. Niente stella. Un altro giocattolo rosso, no. Però è giocattolo verde, no. Ti immagini? Mi sa questa Lemmy, è l'ultima. Esatto. Un altro raro. E un altro Todd pit stop che ci va. Ah, per essere verde, ok, non c'erano rarissimi, però ci può stare. Abbiamo fatto 5-5. 4-6. No, 4-6 è vero. 4 rari e 6 comuni, quindi ci sta. Ci sta, dai. Allora, prendiamo, cosa si prende? Le rubini qua, rubini, come sempre. Rubini. Assolutamente sì. Rubini. Casomai poi proveremo a fare un altro lancio in un altro video. Comunque, per me già risparerei un altro. Davvero? Sono ossessione. Sì, vabbè. Io voglio trovare Luigi. Sì, Luigi Vampiro. E ho preso anche un coupon corsa all'aria perché sì, c'era proprio quelle 20 medaglie, okay, che ci mancavano. Se te la senti, sparalo, se no è uguale. Non so cosa fare, sbocco. Trofeo Pinciola Rosa. È qui. Bravo. E qua? Non è il culo. Oh mamma! No, non è qui allora.
Vabbè, ci sa le... No, in realtà si userebbe... Ma lei si potrebbe portare al 3 sapendo che c'è anche nell'altro. O lui che mandi al 3. No, però è vero, meglio lei, secondo me. Che si fa? Già si fa che si manda lei a livello 3 o vogliamo aspettare? Vediamo quanti coupon abbiamo. Vediamo un po'. Che noi si parla di mandare avanti. Ne abbiamo 4, ne servono 2. Boh, vediamo, dai, vediamo. Io ce l'avrei fatto, però. L'avresti già fatto, dici? Lei è buona, secondo me. Però c'è da mandare poi forse anche... No, non ripensavo al fatto che c'è Mario Baseball, che forse si voleva mandare anche lui al 3. Quindi dovremmo... Se si usa anche lì, si arriva al 3. Definiamo. No, allora aspettiamo, vai. Vuoi fare anche questa coppa, allora, Sbobbo? Non lo vai sparare un tubo, allora? In realtà sì. Sono ossessione proprio di trovarlo verde, ragazzi. Anch'io ho paura di trovarlo verde. Che vuoi fare? Ci abbiamo 110, io un altro ditirino lo farei. Proviamo, Sbobbo. Prima dicevo di no, vedi anch'io come cambio idea. Ora dico di sì, ovviamente. E fallo, vai, ma f***o, me ne frega. Vai. 3, 2, 1, via. 3, 2, 1, via. No, i fake noi. Non pensavo neanche partisse, c'avevi cioè ancora il dito attaccato. Lui è rimasto deluso. Io voglio con Luigi. Ma Luigi sta già su noi. Ma che è sto schifo, tre comuni. Non ci credo, ma questo è il tubo più schifoso della storia. Sbobbo. Ma tutti comuni. Tutti comuni. Voglio rarissimo. Come buttare via 45 rubini? Ecco, ve lo abbiamo spiegato noi così semplicemente. Va bene ragazzi, il video oggi finisce qua. Possiamo concludere dopo questa schifezza. Ma Sbobbo, ma che era? Ma l'hai visto, è schifo? No, io non commento. Sono rimasta veramente allibita. Io penso non si sia mai trovato un tubo con soli comuni. Davvero, almeno un raro si trova, almeno uno. Ma che è? Questo video metterò la scureggia dall'inizio del tubo fino alla fine. Sì, a ogni cosa mettiamo la scureggia. Però un curaggione lunghissimo, mamma mia schifezza. Vabbè, famo due gare, vai. Vuoi fare questo? Io voglio fare, non lo so, boh. Questa voglio fare, sistema i Goomba. Vai, te fai le ultime due e le prime due. Sbobbo, abbiamo buttato via 45. Questi veramente buttati nel cesso e tirata l'acqua. Quando dici così mi spezzi. Che palle, ragazzi. Chi se lo immaginava sta schifezza? Si poteva aspettare. Ma anche un po' me la sentivo. Ma io quel minimo di speranza ce l'ho sempre avuta. Quindi dicevo, dai, ma forse. E invece. Ora, il prossimo si troverà dorato, Dio buono, no? Ma neanche vedere. Se si trova dorato quello lì giornaliero, quello lì da... No! Sono anche cascata! C'è ancora uno! Come hai fatto? Non lo so, Sbobbo, l'ho sparato troppo tardi, secondo me. Allora, qui attenzione. Okay. Oh, questi li abbiamo presi, miracolo. Sono pazza. No, raga, ancora ci sono. Devi prenderne. No, No, mi sa che lo devo rifare, ho fatto un mascello. No. No, ah vabbè, ma le si è fatta un po' male lei, però l'ho coppati. Ma che te ne fai? E ora? No, non dovevi prenderla. Ah, che vita di sono andata addosso, poverina. Infatti non capivo. No, se questa va rifatta. È per forza va rifatta questa. No, comunque stavo ripensando al tubo di al prima. Tubo? Cioè, sì, siamo rimasti. Ma perché quando tipo non registriamo ci capitano i tubi della Madonna? E quando registriamo fanno cacare. È vero, è assurdo. A parte, io solo in mente quel video dove c'ero io da sola che lì sono stati dei tubi. Ovviamente io non ho mai visto un tubo decente, porca f***a. Davvero, Sbobbo, mamma mia. La devo rifare, ragazzi, per 4 c***o, ma non ce l'ho fatta. Vabbè.
E che palle. Se al prossimo si trova dorato, disinstalliamo il gioco. Ci ritiriamo. Sì. E finisce la nostra avventura su YouTube. Sì, esatto. Bene, dal primo l'ho mancato. Cioè, meglio il tubo gratis che 90 rubini sparati. Vero, pazzesco. Maremma, se ci penso. No, piglia male, è vero, sbobo. Ma piglia malissimo, altro che... Oh. E come vi dicevo anche prima, speriamo che... Aspettate, perché qua bisogna un attimo di concentrazione. Ok. Speriamo che non troviamo il dorato tipo del giornaliero o di quelli gratis, perché sennò piglierebbe male, sbobbo. No? Sì, abbastanza. Perché l'hai usato? Boh. Ce l'avevi due, uno potevi tenertelo. Come ne avevo due? Eh sì, ne avevi presi due cubi. Vabbè. Ma tanto che mi serviva. Ti serviva che se eri gigante ti prendevi tipo i barili, non morivi. Ah, vabbè, rimpicciolita. Però vabbè, è uguale. Questa è passata agilmente. È vero, fa una stellina in più, Dio buono. Maremma. Un nuovo record. Finisco di fare anche questa. Allora faccio questa. Alla te, io, vai. E poi dopo. Mi raccomando, devi sfondarla. 4. Qua chi prendo? Io ho presi quella col guscio verde, perché tanto il cannone non ti viene mai. Esatto. Ti può capitare la frenesia di guscio verde. Sì, infatti. E poi fate le ultime due e poi concludiamo, sì. Perché mi hai fatto anche troppe cosine già. Che poi quando è il primo giorno siamo sempre tutti contenti, non smetteremo mai di giocare, esatto. Vero sbobbo? Sì, ci siamo accorti che se facciamo addirittura due coppe a testa viene troppo lungo il video. No, infatti. Quindi ce la facciamo bastare, si fa una... appunto, finisce i gusci verdi, hai visto? Bella. Ci facciamo bastare tre coppe e siamo a posto, sì, certo. Come primo video. Va più che bene. In realtà ne volevamo fare solo una a testa, però molto probabilmente domani non registreremo. E quindi si è detto no, dai, allora facciamo una coppa in più, ecco. Dovremo registrare, se tutto va bene, tra venerdì e sabato, ecco, ce la facciamo. Infatti. Ma secondo me io c'ho? Questa gara. No, Rosa in evidenza in questa gara, ce l'hanno messa da questo tour, perché mi ricordavo che questa c'era anche nel trofeo Baby Peach e si usava Mario Pinguino, si usava. Perché lei non c'era mica? No, lei no, è vero. Lo sportento si utilizzava anche. E anche il. Ci sta che l'abbiano aggiunta in questa pista. È vero, Ma sicuro, perché abbiamo già 10.000 qui. Sì, infatti, è assurda sta cosa. Io ho fatto anche schifo, sono passata seconda. Ho avuto un po' di sfigature. Ora poi si riguarderà, Sì, sì. Però secondo me sono abbastanza sicuro di ciò che ho detto. Non ci credo. È più inutile. Ma io volevo. Non ce la fai manco a riprenderlo. No, sì. Ora per fortuna c'è un altro. Servono i gusci rossi, servono. Sì. Uno c'è, ma. No, c'è la banana. Vabbè, raga, questa essendo pista la classifica ci va benissimo. 20.004. E sono passata seconda due volte, poi ho avuto due frenesie che... Cioè la frenesia di trombe mi è servita solo per le combo, perché non ho colpito nessuno, zero. Quella di gusci verde ho preso qualcuno, ma niente di che, quindi è stramigliorabile anche questa. Ho fatto un'altra... Questuno. Ottimo. Vediamo un po'. Ok, frenesia 5 volte, perfetto. Ci si rifà qualche rubino che abbiamo buttato veramente... Cioè, nel cestino. Esatto. Avete presente quando, insomma, perdete i soldi, dici gli do un barbone e faccio un'opera di bene? Era meglio. Se questi rubini si davano a un barbone, si faceva meglio. Certo. Maremma bestia. 25 coupon oggetto presi, così onesto. Vai sbobbo, facciamo queste ultime due gare e poi si conclude il video. Qui prendo Yoshi Nero livello 2 o Boomerang, no, o Ghiaccio Bros al 3, chi prendo? Prendo lui, perché ha più punti, certo. Extra, qui il Rino Lesto e sto Stella Caduta è buono. Che buono, te l'ho detto che c'è un botto di gare anche questo.
Bene, beh, hanno fatto bene a mandarla al 3 e anche a sbloccargli. Non ci è andata male per nulla. E anche a sbloccargli i punti. Bene, bene. Che poi di solito non è il trofeo della seconda settimana della classifica, aspettiamo sempre a giocarlo, però tanto molto, molto spesso mi fanno fare la gara giornaliera, quindi si è detto no, infatti, allora a sto punto giochiamolo e poi si migliorerà quando c'è la seconda settimana della classifica. Marina. No, qui non ho capito cosa è successo, infatti. Un disastro. Vabbè, ormai che ci... No, dai, volevo prendere il cubo, ormai che mi ha rompe la gatola lì dentro. Invece ti ha accusato quello stronzo. Abbastanza, sì. No, allora. Quella per zuzza per me. Se pensavo noi per me. Dai, ma che... Non la so ripresa. Sì. Sono passato terzo, raga, ho fatto schifo. Mannaggia. Una frenesia con un personaggio raro, ottimo, dai, ci può stare. Non male, sì, sì. Sì, più che altro perché mi aiuta con le combo. Infatti. No, vorrei passare sopra, ma è una bestia. Comunque secondo me ha portato sfiga il fatto che ci sono vestiti di verde. Sì, sicuro, sicuro, abbiamo sbagliato. Ma è più di vestirsi verde il primo giorno di un tour. Assolutamente. Io non ci ho ripensato perché noi volevamo vestirci comunque a tema autunnale, quindi il verde ci stava. Però sì, non ripensavamo minimamente ai tubi, ragazzi. Frenesia. Di gusci rossi, bella. Prendi quel bastardino del primo. Quanto ci sta per pigliarlo? 3 ore? No, è perfetto. Vai, dai, un bel po' di punti l'hai fatto. 17.009 può andare. Allora, bene. Secondo me a questa seconda classifica 60.000 punti si possono fare. Assolutamente sì. Cavolo. Ora vediamo come siamo messi in giro di Londra. Io ho fatto già 20.000 punti con quella di prima e ho fatto schifo. Che girando 3RX. Regali del tour prima. Ok. Cioè le monete 300 e un coupon comune. Cos'è, abilità delta plano? Sì. Ok. Ah vabbè, sì, c'è lei. Questo non si può. A parte quando si prenderà Mario Zucca. Questa si vuole mandare al 3, mi sa che si manda. E lo stadio plano, bella. Sì, ma abbiamo... Sono settimane che ci ricicliamo sempre le stesse cose. Sì, lei. Qualche pilota resta all'1. Questo sì, è male. Forza. Come si fa, sbobbo? Lei. O sacrifichi qualcosa invece di mandarli tutti al 3, li mandi al 2. Puoi tentare di far così, però se no è... Allora io l'unica che manderei al 3 è Peach Happy, perché lei comunque sì, è buona, c'è in tantissime gare, ha una bella frenesia, cioè una bella abilità, quindi lei si potrebbe tentare. Mario Baseball magari lo mandi al 2 e ti accontenti, anche lei lo mandi al 2, bella. Sbobbo. Sta pista devo farci un po' la mano, perché sì, certo. Sinceramente non so se questa è una pista che c'era anche il tuo secondo anniversario, bro. Mi pare di sì, anche a me. Perché sai, ci sono tante piste di Londra, ma questa certo, è giro di Londra 3 RX questa, quindi non lo so. Vediamo. Esatto. Allora, il posizionamento fa schifo, come voi potete vedere in questo momento. Terzo, va bene. Cazzo, c'erano anche le combo belle attive. Sì. Aveva una bella frenesia. Justin Bieber lì. Mamma. C'è Justin in seconda posizione. Carino. Ma povero Justin Bieber. Amore. No, le combo va. Perché Justin Bieber lo dà a tutti gli uomini? Sta cosa lo do a capire. Io quando andavo all'elementare, no, più che altro alle medie, cioè tipo con tutte l'ho colpito Justin in quanto gode. Amore. Eravamo tipo io tutte le mie compagne affogate. Poi c'era anche alcune donne che non gli garbava, però la maggior parte garbava. E c'erano tutti gli uomini che ne parlavano male, lo offendevano. L'ho utilizzato un coupon ma non l'ho fatto. No, perché devi usarlo? No, sbobbo, è pazzo. Perché mi rompe le palle non arrivare primo. Ma che te ne frega, sbobbo, non hai avuto neanche una frenesia. Questo è buttato nel cesto. Sì, sì, infatti non l'ho fatto. Troppo tardi. È pazzo. Vabbè. 10.005.
so se si arriva a 60.000, perché in questa gara non siamo messi tanto bene. C'è Mario Zucca, dovremmo sperare di trovare lui nel tour nel tubo 2, Sbob. Sì, ma che abilità c'ha? Non lo so, Pigia ora si guarda. Un attimo, io voglio vedere. Aspetta. Vai, okay. Pigia. Vai. Voglio... No, aspetta, si è fatto una donna. Non te lo vogliono far vedere, amore! Non te lo vogliono far vedere. Ok. Le sfide dorate, 5 rubini, quando vai. Si completeranno. Allora. C'è anche gli Yoshikan. No. 7! Questo ci vuole. Cazzarola! Mannaggia. Ma lui Luigi normale non ci sa. No, Luigi classico questo. Luigi, sì, classico, normale, via. Ci ma anche lui c'ha il 7, porca zozza. Yoshikan pure c'ha il boomerang e lei c'ha il martello, mi pare. Sì. Ha la bomba, c'ha. Ha la bomba. È quella costruttrice che c'ha il martello. Basta raga, noi sì. Mi pare che oggi abbiamo però fatto la finisce qui cose. Sì. C'è andata di i tubi. Cioè il tubo giornaliero poteva essere la gioia di. Volevo dire, un tour iniziato bene. Modo decente, invece nemmeno sto giro. 90 rubini buttati nel chest. Allora, in realtà il primo tubo neanche più di tanto, perché un po' di cose buone le abbiamo trovate. Il secondo ha fatto letteralmente ribrezzo. Non ci è mai capitato. Un tubo del genere ha fatto ribrezzo, proprio mamma mia. Quindi vabbè, niente raga, allora ci vediamo per le conclusioni finali. A dopo. Eccoci qua con le conclusioni finali di questo primo episodio del tour di Halloween. E abbiamo appurato abbastanza bene che non ci vestiremo mai più di verde. No, vera. Mai. Che tra l'altro l'unico tubo che poteva essere dorato era comunque verde, ci abbiamo trovato rarissimo, quindi... Assurdo. No, è vero. Mai più. E meno male che dicano il verde, verde speranza. Sì. E invece sto giro ci ha portato proprio sfiga. No, ma il verde pisello, ma c'è l'inculata al pisello. Il mio è verde oliva, bellino. Il tuo invece è verdosello, stavo... Osello. Il pisello. Mi sto sbagliando. Il tuo invece è verde pisello, è vero. Quindi è portato un po' male, effettivamente. Male, mai più. Ma una grande sfiga. 90 rubini quasi buttati via, sì. Dai, il primo tubo neanche malissimo, no, 4 rai, ma l'ultimo, ma ne vogliamo parlare, ma siamo seri. Io, fatemi sapere se voi avete mai trovato un tubo con tutti i comuni, ovviamente tubo verde con tutti i comuni. Da 10 ovviamente, da 10 certo. A 45 rubini. Fateci sapere perché a noi penso sia la prima volta. No. Sì, almeno un raro si è sempre trovato, uno come minimo sempre. Esatto, e poi qualche volta si trovava il tubo blef, quindi c'era il rarissimo così, che non te l'aspettavi, però qualche raro si è sempre trovato, infatti. E un tubo del genere, mamma mia, uno schifo così mai visto in vita sì, nostra. Infatti, assurdo, sapere. Non va bene così. No. Errore. Amore. E niente ragazzi, comunque, nonostante tutto, siamo abbastanza contenti di questo inizio di tour. Io più che altro sono abbastanza contenta di questo tour Halloween. Tra l'altro, come vi si è detto, il 31 ci travestiremo anche noi, quindi faremo un po' i pagliacci su YouTube per i dettagli. Però insomma anche nei prossimi giorni volevamo adattare un po' lo stile Halloween, quindi sperimenteremo qualcosa, vedremo. E niente, ecco, speriamo che soprattutto il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia come sempre. E vi invitiamo ovviamente a lasciarci un mi piace. Scriveteci anche qua sotto un commentino come, facendoci sapere come è iniziato il vostro tour di Halloween. Speriamo sia andato meglio del nostro, però dai, anche noi non ci si può tanto lamentare perché abbiamo preso le abbiamo spettrali, trovato basta. Esatto, abbiamo dal trovato gratis. Sì, abbiamo trovato questo deltaplano rarissimo che tra l'altro ci serviva anche quella classifica, quindi dai, non ci possiamo neanche più di tanto lamentare. Ora abbiamo tutto il 3 tra l'altro, sì, in quella ora sì, perché era forza. Quello dove che era il 2. Se volevamo averlo il 3 dovevamo comprare la esatto, sfida. Esatto, quindi ragazzi, va benissimo, dai, va benissimo così. E niente, poi vi invitiamo a iscrivervi al canale e come sempre attivate anche la campanellina, almeno vi arriverà sempre la notifica di quando pubblichiamo i video. E tra l'altro, piccola premessa per chi attiverà la notifica, scusate se delle volte vedete che vi appare la notifica a degli orari scandalosi, però purtroppo noi cerchiamo di fare del nostro meglio, quindi anche se delle volte vedete che la notifica arriva un po' sul tardi, delle volte abbiamo problemi con la connessione, quindi ci mette delle ore. Poi noi carichiamo video veramente lunghi, quindi anche quello richiede tantissime ore. Quindi... È per e poi se ci mettete specialmente anche... per quello. Esatto, e poi soprattutto se ci mettete anche l'editing, sono anche l'editing di video da un'ora sono praticamente quelle 5-6 ore, quindi
come potete ben capire, se fate un calcolo, poi uno arriva che il video lo deve caricare a fine giornata. Sì, e comunque, ecco, quindi insomma, speriamo apprezzate comunque, perché quando noi registriamo un video, già che registriamo quasi sempre la sera, però dettagli, e poi il giorno dopo ci dedichiamo quasi sempre esclusivamente a quello e cerchiamo di pubblicarvelo il prima assolutamente possibile, perché ci scoccia poi pubblicarvelo a 3-4 giorni di distanza, poi non avrebbe tanto senso. Sì, poi ci tocca sempre fare i riassunti, capito, chilometrici, un quarto d'ora di riassunto, appunto, vorremmo evitare ora. Quindi, come vi si è anche detto nel mentre si stava giocando, domani mi sa che non si registra, però molto probabilmente venerdì dovremo registrare, perché ci siamo rotti le palle di stare sempre a fare assunti, quindi vorremmo registrare tutti i giorni, per noi è impossibile al momento, però anche magari un giorno sì, un giorno no sarebbe perfetto. Sì, sarebbe ottimo, almeno esatto, in concomitanza con il giorno prima della classifica, infatti, la classifica del giorno dopo dovremmo registrare tutti e due i giorni. Appunto. Per farvi vedere i progressi, esatto, soprattutto. E noi avevamo pensato, ancora non abbiamo un'idea precisa di quanti video pubblicheremo, però avevamo pensato di pubblicare 3 video a settimana di Mario Kart Tour e magari quando ce la facciamo mettere un video extra, che può essere sì, un video challenge, contenuti quindi, extra, esatto, contenuti extra, quindi che può essere dalla challenge a tante altre tipologie di video più particolari, quindi per ora ecco il nostro input sarebbe questo, però vediamo se ce la facciamo, speriamo più che altro. Quindi ragazzi, grazie per la visione di questo video, ci fa sempre piacere iniziare il tour a bomba insieme a voi, diciamo. Sì. E ci vediamo nel prossimo tour di Halloween. Ciao. Io santissimo, insomma, i top. Sono belline, tutte e due con le sfumature di verde. Ci sta, eh? Sì. Vai, fatto. Carino. Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti. Stai urlando tantissimo. Mi è sordato. Io che ti giro che urlo. Ops. Tanto. Ancina e sotto la vicina alle gengive. Ok. Sì. Mi viene da ridere. Impari a non farlo davanti a me. Ma le mani gelate! Grazie a c***o, sto freddo. Ride. Allora mettiti la cometta come i vecchi, con gli... Oh! Aia, sbabbo! Ora te la taglio, questa maglia è troppo lunga. Te la posso tagliare? Sbabbo! Posso tagliarti la maglia? No. Amore! E lo sbobbo non risponde. Abbiamo già perso 3 minuti. A fare col ora. No, però non facciamo, ora iniziamo con il riassunto. Ora sì. Amore! Vai. Davano Rebo Bomba, io dico Rebo Bomba, va bene, Rebo Bomba, sì, si chiama Bobomba. 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 Io dico Babumba. E come ricompensa finale davano Rebo Bomba. E come ricompensa finale davano Rebo Bomba. Bobomba. Rebo Bomba. Bobomba, no Bobomba. Personaggio rarissimo, ok. Bobomba? Bobomba. Bobomba. Rip Mario Tanuki, rip. Davvero. Già le 10. Incredibile, si registra sempre un orario indecente. Oops, I did it again. Col c***o non è cool. Il padre del pio. Oh baby. Bene ragazzi, eccoci appunto con l'inizio di questo tour di Halloween. Come potete vedere c'è già la... No, non sto registrando. 3, 2, 1, dum. Ok, gli posso. Outerly. Io, va bene? Benissimo. No, faceva schifo.